Ciao amici, ora vi faccio un quiz. Sapete qual è il vero segreto di bellezza per avere una pelle sempre liscia e vellutata? E poi tonica e compatta, con un colorito vitale senza acne e impurità? Che domande! È la fortuna di avere geni perfetti. No, la genetica non c'entra, sto parlando di un segreto che pochissimi conoscono, ma tutti possiamo usare. Il vero segreto di bellezza è l'intestino. Scusa, ma cosa c'entra? Lo scopriamo insieme nel video di oggi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Come naturopata sono più di 25 anni che spiego questo concetto. L'intestino è la causa e la soluzione di tantissimi disturbi, compresi quelli della pelle. Se l'intestino è sano e depurato, anche la pelle è sana e depurata, libera da acne, brufoli, punti neri, impurità. Invece, se l'intestino è intossicato, la pelle cerca di smaltire le tossine al posto suo perché è un organo emuntore. Emuntore vuol dire adibito alla depurazione. E quindi la pelle accumula effetti anche gravi come psoriasi, eczemi, dermatiti, rosacea. Lo so bene perché, come vi ho già raccontato, mio papà è stato un famoso dermatologo e abbiamo lavorato insieme in sinergia per molti anni. Non eravamo d'accordo proprio su tutto, ma su una cosa eravamo sempre d'accordo. Per liberarsi dai problemi di pelle occorre intervenire sui problemi intestinali. Bah, sarà! Se non volete credere a me, potete leggere questo libro di Michaela Ax Gaderman, L'intestino ci fa belli, che conferma in pieno la mia esperienza. E come vi racconto sempre, io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. Figuriamoci con l'ignoranza. Il libro è pubblicato da Il Punto d'Incontro, casa editrice specializzata nella salute naturale come me e sponsor di questo video. Grazie. Nel libro trovate tutte le informazioni su quali sono i batteri buoni della flora batterica che aiutano la pelle a rimanere sana e giovane. E non solo la pelle, ma anche i capelli. Perché c'è tutto un mondo nel nostro intestino. Ci sono i batteri che rallentano l'invecchiamento e ci fanno sbarazzare delle rughe, i batteri che curano le malattie della pelle, i batteri che combattono le infiammazioni, i batteri che fanno sparire la forfora, i batteri che curano le ferite, i batteri che fanno dimagrire, come ho raccontato in questo video. E non solo, perché secondo alcuni studi scientifici recenti, i batteri intestinali non lavorano solo a favore o contro la salute dell'intestino, ma sono responsabili della salute di tutto il corpo e anche della bellezza. Per questo è importante sapere quali cibi consumare e quali abitudini seguire per mantenere la flora batterica in salute e avere una bella pelle di conseguenza. E quali sarebbero? Per conoscerli vi consiglio di leggere il libro perché è molto interessante. Spiega come curare la flora batterica e farla crescere sana e felice, cosa mangiare per nutrire i batteri buoni e lasciare a stecchetto quelli cattivi, come curare la pelle per apparire sempre al meglio e anche che analisi fare per sapere quali batteri abitano nel nostro intestino. E credo che dovremmo sapere chi ci portiamo a spasso nella nostra pancia, no? E adesso ecco tre consigli pratici che potete applicare subito e che danno risultati velocemente. 1. Quando vogliamo fare una cura di probiotici per ripopolare la flora batterica, dovrebbe durare almeno 2 mesi e bisogna introdurre almeno 5 ceppi di batteri diversi e a dosaggi molto massicci. 2. Una buona notizia, il vino rosso, ma quello buono senza chimica, aiuta a mantenere sana la flora batterica. Ma la dose non deve superare più di un bicchiere al giorno, non a pasto. 3. Una cosa da evitare invece sono gli emulsionanti, quegli additivi che rendono i cibi molto cremosi e si trovano nel gelato, nella panna, nella maionese, nelle creme. Fanno molto male alla mucosa che protegge le pareti interne dell'intestino e la flora batterica ne risente tantissimo. Bene, adesso che sapete come curare meglio la vostra flora batterica e rimanere con una pelle bella e sana, aiutatemi a far crescere il canale. Iscrivetevi, attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella e abbonatevi per accedere a nuovi contenuti esclusivi ogni mese. In descrizione trovate il link al libro e se vi registrate dal sito avrete uno sconto di 5 euro sul vostro primo ordine. Vale la pena. Ora condividete questo video e anche lo sconto perché risparmiare fa bene a tutti e fa bene alla salute.
Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Come aiutare? Genki desu! Genki desu ka? Genki desu! Straight up!